proverò a stare nel bigliettino bianco. Addirittura. Ci provo. Allora, mi presento, Fabio Pascapè, la mia è un'adesione a titolo individuale ma con una particolare qualificazione, cioè ho aderito come funzionario pubblico. Sono uno di quello sparuto gruppo che comunque sta crescendo di numero di funzionari che soprattutto a livello di amministrazione locale si occupano di fare un po' da inventori, inventando nuove metodiche, nuove procedure, nuovi modi per poter far sì che la gestione, il corrispettivo amministrativo della gestione dei commons possa avere un suo senso e una sua presenza in quello che poi quotidianamente avviene in un'amministrazione, nell'amministrazione e soprattutto nell'amministrazione di prossimità. Sarò veramente breve, io ritengo che questa è un'opportunità irripetibile, importantissima. Abbiamo la possibilità di darci un'infrastruttura normativa che ormai è diventata indispensabile. Mi ricollego alle cose che diceva Spagnamusso, nel nostro piccolo a livello locale, gli enti locali, io in particolare lavoro al Comune di Napoli, hanno positivizzato nel diritto i principi dei commons, in particolare al Comune di Napoli abbiamo iniziato modificando lo statuto e accogliendo il concetto di beni comuni in quella che è la norma angolare di un'amministrazione locale e via di lì osservatori, laboratori inclusivi, addirittura provvedimenti amministrativi con i quali abbiamo riconosciuto e creato nell'ambito dei commons esperienze che nella nostra realtà sono in particolare centrate sull'istituto dell'uso collettivo. Ebbene, il pericolo grosso che si corre in questo momento e soprattutto l'analisi di contesto che è stata fatta da chi mi ha preceduto, veramente non ho nulla da aggiungere, dall'urgenza e l'emergenza di questo intervento, richiedono ora più che mai, mettendo da parte qualunque forma di personalismo, ma una volta tanto, viva Dio, provando ad essere strategici, c'è uno strumento pronto. Questo strumento va immediatamente implementato perché è una linea di difesa a tutto quello che è stato realizzato a livello locale, sia da parte delle comunità, ma anche da parte del corrispettivo delle comunità. Aia, non ce l'ho fatta, mi dispiace, ma veramente giuro, ho finito. Quello che è stato fatto da parte delle comunità per dare corpo, per dare voce, per dare prossimità al cittadino nel percorso dei commons. Grazie. Grazie mille Fabio.